Questa è un'iniziativa molto importante per noi dell'associazione Vivere il Poderino. Volevamo trovare una forma di comunicazione con i ragazzi che da tempo riempiono i parchi e le zone nostre del nostro quartiere. Quindi avevamo pensato ad una manifestazione dove i ragazzi potevano esprimersi con il linguaggio loro più consono, magari con la musica, e abbiamo organizzato questo Pode Live proprio nel parco di Via Piemonte, dove abitualmente sostano tanti giovani, e quindi far diventare protagonisti i ragazzi sia con le loro canzoni ma anche a livello organizzativo. In più noi come associazione proprio entriamo proprio nel clou del valore della nostra associazione, che è quella di cercare di diventare una comunità educante, quindi prenderci tutti la responsabilità di vivere insieme ai nostri ragazzi, di stargli accanto e di lasciarci anche cambiare da loro. Ilenia, ci puoi illustrare dettagliatamente il programma di questa manifestazione? La manifestazione si svolgerà il 1° giugno proprio in questo parco grande e inizierà più o meno verso le 17 e sarà proprio un vero e proprio festival che si protrarrà poi per tutta la serata fino alle ore 23 circa, ma insomma indicativamente ci saranno degli stand e risulta proprio un festival musicale dove i ragazzi si esibiranno sul palco, sono ragazzi emergenti e alcuni proprio di piccolini, da 13 anni fino ai 20 anni, e avranno la possibilità di esprimere la loro dote, ma la cosa importante è quello che, cioè il messaggio è quello che comunque la possibilità di lanciare un messaggio attraverso la musica, che è quello comunque della relazione sana e della condivisione degli spazi, e soprattutto importante è che anche nelle organizzazioni i ragazzi hanno la stessa età, cioè ci sono ragazzi che hanno collaborato attivamente sia alla realizzazione della locandina sia alla realizzazione della parte dei social e quindi tutta la comunicazione dell'evento e la pubblicità dell'evento. Marco, siete a fianco di questo evento, un'iniziativa molto importante anche per voi. Siamo contenti di essere a fianco, perché la cosa che ci è piaciuta molto di questo progetto è che non era un progetto per i giovani ma fatto con i giovani, e ci sembra che questo possa diventare un modello per tanti quartieri, non solo per il quartiere Poderino.